Siamo qua a Sanremo davanti al Big Band di Piazza Bresca, dove questa sera c'è la serata con un Deca, dove con 10 delle vecchie lire, del vecchio conio, 10.000 lire, 10.000 lire si potranno acquistare tre bevute. Siamo qua con Andrea Di Baldassarre, gestore del Big Band, e con Gianni Berrino, assessore regionale nonché consigliere comunale di Fratelli d'Italia Nazionale. Ecco, stasera Gianni Berrino sarà nell'insolita veste di DJ che andrà a mettere la musica. Qual è la musica che vorrai proporre anche per, diciamo, rievocare in un certo senso il tempo delle lire? Innanzitutto è la musica che va contro al Deca, perché Deca uno pensa al decaffeinato per dormire, invece noi stasera vogliamo che la gente si diverta, quindi andiamo con quello che era negli anni 80, il Deca era avere 10.000 lire in tasca, poter uscire e divertirsi tutta la serata facendo divertire anche gli amici. Così abbiamo deciso con Andrea di fare una serata dedicata alla lira come spunto per dedicarla alla musica anni 80. Io mi occuperò di un'ora di musica mettendo la musica new wave e rock che andava di moda, diciamo così, che è tuttora bella ma che andava di moda negli anni 80, e proveremo a far ballare con 10.000 lire e la musica degli anni 80 i ragazzi che allora erano giovani, adesso non lo sono più tanto, e i ragazzi di adesso che tra 30 anni saranno come noi. Ci proviamo, secondo me è una bella scommessa per Sanremo, una bella idea per divertirsi, ricordando comunque che la lira, con la lira stavamo molto meglio.